tre, quattro, cinque, vai. Ma tu. Vai. Parla tu. Allora, oggi seguiamo il discorso iniziato ieri 24 giugno a proposito della corruzione endemica da parte dei partiti politici e dei parlamentari e della politica in generale italiana, a partire già dall'armistizio di Cassibile fino ai giorni nostri, ovviamente con tutte le varie crisi sia istituzionali che finanziarie e quant'altro, che hanno coinvolto la Repubblica Italiana, l'Europa e il mondo intero in alcuni casi negli ultimi 70 anni. Vai Giorgio, tocca a te. Allora, ecco, adesso tu mi vedi? Sì, perfettamente. Però non abbiamo le due mezze schermate, niente, ci sei solo tu e io sono in piccolo in alto a destra. Come me, esattamente come me. Perfetto. Allora, ieri noi abbiamo letto alcune pagine di questo testo. Corrotti e corruttori dall'Unità d'Italia alla P2. Sergio Turone. Allora, non è che a noi interessi, come dire, gli aspetti così, le pruderie di questo sistema, ma a noi interessa che i nostri amici sappiano che vogliono fare politica, sappiano in che mondo si trovano e qual è la realtà dell'Italia. Ieri abbiamo letto un paio di capitoli di questo libro e adesso ne voglio leggere altri, accompagnandoli poi da una documentazione che poi voi vedrete. Nel contempo, se scappa tempo, bisogna parlare anche di questo testo importantissimo. Giulio Tarro, una medicina per la gente. Giulio Tarro è obiettivamente un vero e autentico scienziato. Dalle pagine che lui ha scritto, su questa sua, voi vedete la copertina, è indicativa. Arrogo! Ecco, indicativa della realtà sociale nella quale noi ci troviamo oggi, come si trovavano dei poveracci che volevano pensare con la loro testa negli ultimi cinque secoli, perché venivano presi e come niente fosse bruciati quelli a cui andava bene. Agli altri prima c'era un piccolo trattamento di tortura, qui mi vorrei soffermare un istante, perché non si parla mai di queste cose. Il processo di Giordano Bruno è durato 8 anni, accompagnato da torture e di tutto il resto. Ma dove credete che abbia passato le sue giornate e le notti Giordano Bruno per questi 8 anni? Dice a me? Dillo. Beh, mi aspettavo una tua battuta. Attorno al centro storico di Roma, era una zona esattamente, non me la ricordo più. Ma in comunque sotto scala, in mezzo ai topi, ai vermi, all'odore di merda. No, era vicino all'argine del Tevere, adesso non mi ricordo esattamente dove era, perché vabbè, c'era le infiltrazioni d'acqua anche. Certo. E lui è stato lì per 9 anni, per 8 anni, che stava molto meglio. Ce la ammazzavano subito. È stato molto meglio quello che ha scritto Le mie prigioni, il Ah, quale certo. stava anche lui negli Oppure scantinati. anche Cagliostro, non è che stava così male Cagliostro, di Cagliostro. San Leo. Cagliostro a San Leo, io ho visto la cella di Cagliostro. Ci siamo stati anche noi. Appena se mi ci avessero messo lì in 5 minuti ero morto, perché avrei battuto la testa finché non mi si fosse rotta. Non c'era niente, chiuso, calato dall'alto, senza nessuna finestra, senza niente. Ecco.
io avrei un bucigattolo di 1,5 metri per 2,5 metri. Esatto, esatto. Silvio Pellico almeno si è salvato perché, come lui racconta nelle mie prigioni, lui era, aveva il sorriso di una ragazzina che era quella che gli portava da mangiare, e il mangiare era cucinato dalla moglie del guardiano. Però era sempre uno scantinato, bollente d'inverno e freddissimo d'estate. Quindi quando noi parliamo di torture, non dobbiamo limitarci soltanto al fuoco, ma a tutto quello che riguardava queste persone. Ho detto questo perché non deve apparire strano quello che è accaduto e continua ad accadere in Italia. Narrato molto bene da questo libro, lo facciamo vedere un'altra volta. Allora, eravamo rimasti in sospeso relativamente alle vicende di Roberto Calvi. Allora, leggiamo un secondo sottocapitolo. Leggo? Vai, vai. Scarcerazione e morte di Roberto Calvi. Le indiscrezioni sullo scottante interrogatorio del 2-3 luglio 1981 giunsero all'opinione pubblica soltanto all'inizio del successivo autunno, quando la stampa diffuse ampie sintesi delle dichiarazioni di Calvi. È certo però che il destinatario principale del messaggio minatorio lanciato dal banchiere, ossia Craxi, venne informato subito dagli avvocati stessi di Calvi. Il segretario del Partito Socialista Italiano, oggettivamente preoccupato, si affrettò ad accusare ricevuta. Per rispondere a Calvi, rassicurandolo e inducendolo a ritrattare le affermazioni fatte, colse un'occasione solenne: il dibattito sul nuovo governo Spadolini, succeduto a Forlani, che si era dimesso per lo scombussolamento creato dal tornado P2. Nella sua compagine ministeriale, Craxi prese la parola a Montecitorio nella tarda mattina del 10 luglio 1981 e attaccò duramente i magistrati milanesi che avevano arrestato Calvi. Attenzione a questi passaggi, che sono importanti, dove sempre sistematicamente la magistratura italiana si dimostra in maniera molto chiara di essere un organismo esclusivamente politico. E soprattutto immutabile nel tempo. Esattamente. Pertinace. Giusto il giorno precedente, nel carcere di Lodi, il banchiere aveva tentato o simulato il suicidio. Il segretario del Partito Socialista Italiano colse lo spunto da un episodio per la sua offensiva contro i giudici. Il tentato suicidio del banchiere Calvi, disse, ripropone con forza il problema di un clima inquietante, di lotte di potere condotte con spregiudicatezza e con violenza intimidatoria. Craxi accusò i magistrati milanesi anche di avere provocato una crisi di borsa. Quando si mettono le manette a finanzieri che rappresentano in modo diretto e indiretto gruppi che contano per quasi metà del listino di borsa, è difficile non prevedere incontrollabili reazioni psicologiche e varchi aperti per le correnti speculative. Beh, è ovvio, no? Ma c'era bisogno che lo dicesse Craxi. Ogni volta che fanno qualche cazzata, loro sanno perfettamente che pigliano la palla al balzo per fare magari dei crolli che conosciamo perfettamente tutto.
per poi ricomprare le azioni quando dopo questi scombussolamenti, questi terremoti, le persone si spaventano e vendono a prezzi bassissimi. Era una grossa ciambella di salvataggio lanciata al banchiere detenuto. Negli stessi giorni l'Avanti dava inizio ad una serie di corsivi polemici verso la magistratura e i magistrati poi si sono vendicati contro Craxi, evidente. Non per caso è avvenuto Mani Pulite, se ne erano legate al dito. Certo. Dunque, la ringa in difesa di Calvi, condotta dal segretario di un partito come il Partito Socialista Italiano, la cui lunga storia non aveva assolutamente mai registrato prima interventi a favore di un finanziere accusato di malversazioni, era una missione implicita, un avallo indiretto ma probante circa la fondatezza delle dichiarazioni rese da Calvi ai giudici. La confessione del 2-3 luglio doveva essere solo una prima traccia, ma quando il 5 luglio i magistrati si ripresentarono al banchiere nel carcere di Lodi per il seguito dell'interrogatorio, trovarono un Calvi trasformato, elusivo e reticente. Poi il tentato suicidio consentì al carcerato di non formulare le precisazioni preannunciate in merito agli illeciti finanziamenti. Qualche giorno dopo Calvi fu condannato a 4 anni, ma ebbe la libertà provvisoria. 4 anni con libertà provvisoria. È strana questa cosa, molto strana. Ma perché dopo il terzo anno l'hai detto. Adesso, è quello che sta succedendo adesso con il Consiglio Superiore della Magistratura, ne vedremo tante. Tornò tranquillo alla testa del Banco Ambrosiano e il socialista Francesco Forte gli batté pubblicamente le mani. Proprio la scarcerazione, tuttavia, si rivelò fatale a Roberto Calvi, il cui cadavere fu trovato meno di un anno dopo a Londra, appeso sotto un ponte del Tamigi. Ottenuta la libertà provvisoria, Calvi si era dato da fare per indurre i suoi protettori politici a salvare il Banco Ambrosiano e lui stesso. Ritenendo che dall'estero gli sarebbe stato più agevole adottare in grande la medesima strategia attuata con successo dal carcere di Lodi ed esercitare tutte le pressioni atte a mobilitare in suo favore il potere politico, aveva deciso di espatriare. E poiché gli era stato ritirato il passaporto, era fuggito in modo avventurosamente clandestino, aiutato da un intrigante amico suo della P2, Flavio Carboni, che è ricicciato anche recentemente, qualche anno fa. Calvi fu trovato morto a Londra pochi giorni dopo la fuga, la mattina del 18 giugno 1982. Dall'Inghilterra doveva aver tentato di stabilire contatti con ambienti politico-finanziari italiani e vaticani. Ma il Vaticano è abituato a fare queste operazioni. No, voglio dire una precisazione che ti ho detto ieri. Il mio logo, che è quello che vedete sempre con la gorgona, che con i capelli fatti a forma di serpente, no? Quelli storici, mitologici, che ci tramandano da millenni, quello in realtà è un antefissa, cioè è una antefix, cioè una guarnizione che veniva messa ai bordi delle falde dei tetti dei templi, e in particolare quella è del Tempio di Apollo di Veio. Questa gorgone in realtà in ambito etrusco si chiamava Vatica con la K. Vatica, che era la moglie di Cerbero,
del traghettatore Sì, di Caronte. Caronte, ecco, non mi viene mai, di Caronte, era la moglie di Caronte ed era la rappresentazione della transazione dal stato umano concreto, materiale, a quello dell'altro mondo, del mondo, diciamo, dell'Empireo, Naturale. chiamiamolo, insomma, e quindi è la, diciamo, la base culturale da cui prende poi piede il nome del luogo in cui a Roma si seppellivano gli uomini, i grandi uomini prevalentemente, ed era sul colle dedicato a Vatica, che ha preso il nome di Vaticano. Quindi il Certamente. Vaticano è il regno dei morti. Certo, no, diciamo che più regno e sono coloro che speculano sui morti. Certo, se seguono il regno dei morti, il regno di quelli che speculano sui morti e sull'aldilà in generale. Esattamente. Allora, dall'Inghilterra, ripeto le prime frasi, dall'Inghilterra doveva aver tentato di stabilire contatti con ambienti politico-finanziari italiani e vaticani. Alla rovina del banchiere milanese avevano massicciamente contribuito, oltre ai debiti con i partiti insolventi, anche i suoi rapporti con la finanza vaticana. I partiti sono sempre insolventi, ricordiamolo. I partiti per definizione sono insolventi, basta vedere anche i finanziamenti occulti che prendono e non restituiscono mai. Mai. 47 milioni di euro forniti a Salvini, ha detto li riconsegnerà nel corso dei decenni, non si sa A quando. Bossi, non a Salvini, a Bossi. Sì, Bossi, ma anche Salvini l'ha riconfermato. Che li aveva utilizzati per il figlio un po'. Tonto, un po' tonto. Andiamo avanti, dai. In particolare col vescovo Paul Marcinkus, gran patrono dell'Istituto per le opere di religione. Sarà andato in Giustamente. paradiso? Sarà andato in Sicuramente. paradiso, Marcinku? Perché lui ha fatto veramente, lavorava per l'Istituto delle Opere di Religione. Mi sembra giusto. Quali sono le opere di religione? Fregare i soldi ai coglioni. Ultimamente si sono comprati un immobile alla City di Londra, i Sì. nostri cari amici, con le offerte per i poveri in Africa. Esattamente. Secondo la signora, e loro lo dicono, che le hanno costruite, le hanno fatti questi acquisti, non per andarci loro a passarsi una settimana a Londra tra festini Sorvegliare, no? vari, ma semplicemente per speculare, per poter aiutare i poveri. Secondo la signora Clara Calvi, la quale in una serie di interviste rilasciata dopo la morte del banchiere si dimostrò ampiamente informata circa gli affari del marito, quelli del Vaticano rifiutarono di assumersi le loro responsabilità perché probabilmente si erano messi in tasca personalmente un bel po' di quattrini. E la signora Calvi, come tutte le donne, le cose le capiva subito. Marcinkus poi ha bisogno di denaro per pagare il prezzo di certe sue inclinazioni piuttosto terrene. Sappiamo quali inclinazioni erano, molto. Per fortuna non erano fuori da certe regole. Ma come mi raccontava l'amico, il caro amico Guglielmo Lolli Ghetti, morto prematuramente, e lui andava per conto della banca di cui era dipendente, andava a trovare Marcinkus, costui aveva un ottimo villino che condivideva con una giovane signora, chiamiamola così. Il peso dello scandalo non parve tuttavia sminuire il potere di Marcinkus, anzi, al contrario, quando tu ti mostri in un branco di delinquenti che sono come sono quelli del Vaticano, dimostri di essere un grande ladro, sicuramente vieni Fa carriera, considerato fa carriera. veramente al più. Il vescovo americano di origine lituana,
conservò infatti l'appoggio incondizionato del Papa, e ti immagini, portava i soldi, gli ha fatto dei soldi e non li ha restituiti, ti immagini il Papa se non era d'accordo. Un esperto di cose vaticane, Giancarlo Zizzola, io me lo ricordo questo giornalista, ha scritto: i legami tra Wojtyla e Marcinkus sono personali. Marcinkus aveva già reso importanti servigi a Wojtyla a Cracovia, procacciandogli dollari dei polacchi americani per la chiesa di Nova Ura e altre opere. Come faceva se no a finanziare Solidarnosc? Oltretutto. Infine è stato il manager dei trionfi papali nel mondo. Quali sono i trionfi papali? I soldi, il vil quattrino, la moneta, più o meno aurea. Che succede? No, niente, segui, dalla avanti, io ti lascio 2 minuti che è arrivato un amico, un attimo solo. Tu continui ad andare avanti comunque. Sì, ma vorrei che fossi tu anche a sentirmi. No, vai tranquillo. Dopo il ritrovamento a Londra del cadavere di Roberto Calvi, gli inquirenti inglesi accreditarono in un primo tempo la tesi del suicidio. A far crollare tale versione contribuirono le testimonianze risolute della vedova e del figlio Carlo. Nulla tuttavia si scoprì circa gli esecutori materiali del delitto e tantomeno sui mandanti. Il segretario del Partito Radicale, Pannella, in un comizio pubblico tenuto il 10 ottobre 1982 a Roma, in Piazza del Parlamento, affermò che a far uccidere Calvi erano stati quegli uomini politici i cui partiti avevano fruito dei cospicui finanziamenti illeciti. E quanto io poi ieri ho letto da quel ritaglio del settimanale Panorama, dove appunto il figlio di Calvi accusava esplicitamente il Vaticano di aver fatto fuori il padre. La grave accusa non suscitò reazioni politiche né giudiziarie da parte degli accusati. Beh, certo che non hanno fatto reazioni, perché evidentemente sapevano che il figlio in un eventuale processo avrebbe tirato fuori un sacco di documenti che in un modo o negli altro li avrebbero inguaiati, quindi non hanno risposto. Uno studioso della mafia, un nome noto, molto noto, Pino Arlacchi, ha accertato che il fallimento del Banco Ambrosiano ebbe anche ripercussioni gravissime sugli affari di varie cosche. Pertanto, in merito all'assassinio di Calvi, Arlacchi ritiene che l'ipotesi di una responsabilità diretta della mafia sia altrettanto, se non più, credibile di quelle della P2 e del Vaticano. Ma ci può essere stata una congiura, erano tutti d'accordo per farli fuori. Questa tecnica di far fuori il debitore insolvente è tipica della mafia, ma è anche tipica di una casistica infinita delle opere politiche dei preti. Quando noi parliamo di casistica infinita, non parliamo della storia del Vaticano dal 1900 al 2000, stiamo parlando dell'opera del Vaticano dalla nascita del potere clericale ai tempi di Costantino fino a oggi, ed è una storia estremamente variopinta e ricchissima di delitti, soprattutto delitti, una meraviglia. Ma qualcuno dice: ma proprio loro dovevano fare questi delitti? Certo, facevano i delitti, fanno i delitti, perché sono sicuri del perdono del buon Iddio. Non a caso loro
pregano quell'iddio, perché quell'iddio gli ha già garantiti a loro il perdono, ma il perdono a loro, non agli altri, non a quelli che danno a loro i soldi. E guardate che questa intermediazione è molto importante. Se voi date dei soldi al prete, a ciò che il prete vi faccia andare in paradiso, sappiate che è il prete che utilizza i soldi per darli a Dio, per andarci lui in paradiso. Chiaro? Quindi i soldi non dateli al prete, dateli a tutti, compresi i migrantes, che tante a loro volta li danno ai preti, ma non dateli al prete. Uno studioso della mafia, Pino Arlacchi, ha accertato che il fallimento del Banco Ambrosiano ebbe anche ripercussioni gravissime sugli affari di varie cosche. Ora teniamo anche presente che il Banco Ambrosiano era una banca ipercattolica. E io lo so molto bene perché una mia zia ricca, milanese, aveva un conto aperto al Banco Ambrosiano. Ma non ne risentì perché era ricca del fallimento. E lei mi diceva che per poter aprire un conto al Banco Ambrosiano bisognava esibire e il documento di battesimo. Pertanto, in merito all'assassinio di Calvi, Arlacchi ritiene che l'ipotesi di una responsabilità diretta della mafia sia altrettanto, se non più credibile, di quella della P2 del Vaticano. Lo stesso rapimento Sindona è stato un rapimento nel rapimento. La mafia l'ha aiutato a simulare il rapimento, ma in pratica lo controllava. Tali ipotesi, tuttavia, non sono l'una alternativa rispetto all'altra, ma semmai, dato l'intreccio di interessi tra i vari sistemi di malavita organizzata e fra questa e la corruzione politica, sono esattamente complementari. Proseguiamo in un'altra lettura. Sotto capitolo, chi ha paura di Mino Pecorelli? In fondo al libro di Camilla Cederna, che riguardava le vicissitudini del Presidente della Repubblica Leone, o Lione, della stessa patria, niente un po' di meno che di Gigino Di Maio, tal quale, c'è in carattere piccolo un elenco di uomini politici, saggisti, giornalisti che l'autrice ringrazia per l'aiuto che le hanno dato nel raccogliere informazioni su Giovanni Leone. Nell'elenco appare anche il nome di un personaggio che, quando il libro uscì, Primavera del 1978, era pressoché sconosciuto, ma che un anno dopo sarebbe diventato notissimo in circostanze drammatiche. Mino Pecorelli, direttore di un'agenzia giornalistica molto discussa ma sempre ben informata, assassinato a Roma la sera del 20 marzo 1979 da sicari ignoti. Ripeto, del 20 marzo 1979, da sicari ignoti. Quando esattamente 2 anni dopo scoppiò il bubbone della loggia massonica P2, il nome di Pecorelli apparve nell'elenco degli affiliati. Nel 1968 il pubblicista aveva fondato, molto probabilmente con l'aiuto del maestro venerabile Licio Gelli, un'agenzia giornalistica OP, Osservatore Politico. Nel 1978 l'aveva trasformata in rivista settimanale distribuita nelle edicole.
Pecorelli, laureato in legge, era iscritto all'albo dei giornalisti quale pubblicista. Molto abile nel procurarsi notizie ghiotte e quasi sempre vere sui retroscena del mondo politico, aveva però uno stile di scrittura tra il sogghignante e l'allusivo che non giovava alla credibilità di quelle notizie. Lo scarso prestigio professionale del Pecorelli, tuttavia, non basta a giustificare la distaccata freddezza un po' cinica con la quale i quotidiani diedero nel marzo 1979 la notizia del suo assassinio. Quasi tutti i maggiori giornali si affrettarono a screditare la figura dell'ucciso, dipingendolo come un ricattatore fallito. Era d'altronde questa la versione che le autorità avallarono senza riserve, probabilmente per ossequio verso quegli ambienti politici contro cui Pecorelli aveva indirizzato gli strali della sua polemica, sovente ben documentata, ripeto, sempre ben documentata. Ma se Pecorelli avesse davvero avuto la stoffa del ricattatore professionale, 10 anni di attività gli avrebbero insegnato il dosaggio esatto per spaventare il ricattato, quel tanto che basta senza indurlo in tentazione di omicidio, e gli avrebbero permesso di arricchirsi a miliardi. Viceversa, alla sua morte il direttore di OP non possedeva che una 20 di milioni, in gran parte impegnati nella stampa della sua rivista, ignota al grande pubblico. Gli interrogativi lasciati aperti dal luttuoso caso sono: chi passava a Mino Pecorelli notizie così circostanziate e pericolose per così elevati personaggi? E perché? E chi finì col sentirsi tanto gravemente minacciato da ordinare l'omicidio dello spericolato pubblicista? Sto parlando di Pecorelli. Allora, il caro Pecorelli ha una lunga storia di intrallazzi con la mala romana e i servizi segreti in generale, oltretutto. E le notizie che lui pubblicava su OP erano notizie che venivano da quella provenienza lì. Quindi lui aveva notizie di prima mano con tutti gli addentellati. Lui sapeva benissimo le porcherie che facevano i parlamentari, i politici in generale italiani, con collusioni con la mala in tantissimi affari. E quindi quando Pecorelli scriveva su OP attraverso metafore o attraverso diciamo sottintesi, era perché lui conosceva a fondo le cose, ma non poteva dirle senza, diciamo, creare sconquasso, come poi è successo in altre occasioni. Quindi Pecorelli ha avuto il merito di incominciare a far capire al mondo politico: ah, eccolo là, c'hai tutto, cazzo, quello me lo devi far vedere. Infatti adesso lo farò vedere. Vabbè, allora vai avanti. Leggeremo alcuni articoli di OP. Intanto questo è il primo numero di OP. Oh cacchio. Allora quello lo scannerizziamo e ne facciamo un po' di pagine da rispondere. È veramente interessante per gli amici. Questo è il primo numero. Ma tu c'hai tutti i numeri fino a quando lui è stato assassinato? Sì. OP circolava nei ministeri soprattutto, e a un certo punto Pecorelli deve aver avuto l'interesse per quello che lui scriveva, era eccezionale, perché erano, come hai detto giustamente tu, tutti in retroscena della politica, passati attraverso il filtro dei servizi segreti.
l'interesse fu tale che lui a un certo punto ottenne dei soldi per poter stampare questa rivista e distribuirla attraverso le edicole. Allora, ci leggiamo qualcosa, pochissimo comunque, perché ho sottolineato, questo è sempre un primo numero, perché era abbastanza nutrito. Lei vedi se riesce a leggere qualcosa? Sì, aspetta. L'ex ministro, la villa e la casa farmaceutica, intanto per incominciare. Allora, questo è un discorso molto importante e vi dico perché. L'ex ministro, la villa e la casa farmaceutica. In una ridente località limitrofa a Vico Pisano, provincia di Pisa, una meravigliosa villa si mostra all'ammirazione di quanti abbiano l'avventura di passare nei paraggi. Sorta su un appezzamento di terreno di proprietà di un industriale farmaceutico, la villa appartiene a un ex ministro della sanità e nella fattispecie il vicepresidente della Camera Luigi Mariotti, socialista. Per l'esattezza, la villa in questione si trova a Montecatini, Val di Cecina, e il generoso industriale è il signor Baldacci, proprietario della ditta Baldacci, titolare di una fiorente industria farmaceutica prosperata ai tempi in cui regnava appunto l'ex ministro delle registrazioni. Non a caso. La villa è circondata da un ampio appezzamento di terreno ed è arredata con mobili antichi di grande valore, trasportati colà in una fosa giornata di mezzo agosto dal figliolo di un socialista locale, cui l'uomo politico e la di lui consorte non offrirono nella circostanza neppure un bicchierino di anice. E noi sappiamo chi era questo, dopo parlerò io. Per parte sua, il Baldacci, che è anche proprietario di mezza isola del Giglio, confida agli amici che in fondo dall'ex ministro ha ricevuto solo il giusto prezzo della sua amicizia. Particolare scandaloso, poiché la zona era sprovvista di luce elettrica, di fronte a tanto pressanti richieste, l'Enel fu costretta a spendere circa 80 milioni per opere di elettrificazione. La cosa destò il giusto risentimento e le clamorose proteste di circa 200 famiglie abitanti nei paraggi, a loro volta prive di luce. La zona di cui si parla, mirabile a vedersi, è tutelata da riserva di caccia. Di recente l'industriale Baldacci ha chiesto, l'industriale ci faceva andare i medici lì, io me lo ricordo benissimo, mi ricordo un collega della Baldacci, il quale invitava regolarmente i medici romani a passare un fine settimana andando a caccia in quella riserva di caccia. Era un country club. Sì, appunto, molto country. Ha chiesto, di recente l'industriale Baldacci ha chiesto di estendere il diritto di riserva anche al suo terreno, comprendendovi anche il terreno e la villa dell'ex ministro. Siamo ansiosi di sapere come andrà a finire, anche perché l'amministrazione comunista finora ha sempre risposto con un niente ad altre richieste in tal senso. Poi c'è due ville anche per i compagni, il noto esponente del PC Giorgio Amendola è il titolare della Rest Ital Enzio Gemma, dominus dell'import-export comunista con i paesi dell'est europeo. Avrebbero acquistato tempo addietro in quel di Ameriglia, alla Spezia, due storiche superbe ville da ristrutturare nel costo complessivo di circa 700 milioni. Questo è Giorgio Amendola. Parliamo del 1981? 82?
parliamo del 78, quando 78. È iniziato il pubblico. Purtroppo non ci è stato possibile controllare l'esattezza di tale notizia, come nostra abitudine, pur essendoci giunta da fonte molto attendibile. Ti immagini, quando c'era una rivista portata di mano così, tutti quelli incazzati che sapevano le cose glielo telefonavano. Gliel'ho fatto anch'io, eh? E quindi... Come a noi, quando facciamo le denunce, molto spesso ci mandano del materiale. Esattamente. Pur essendosi giunta da fonte molto attendibile, per la sua verifica non resta quindi che rimettersi agli interessati. Giungerà una ferma smentita o i due gerarchi del nascente regime preferiranno sorvolare? Questa è la prima dimostrazione di come funzionava OP. Circa il ministro Mariotti, devo aggiungere una cosa molto importante. All'epoca, quando il Mariotti era ministro, e io avevo rapporti con un collega che è appunto della Baldacci, che aveva ottimi rapporti col ministro, questo collega romano della Baldacci, questo ministro fece cacciare dall'ordine dei medici di Roma un noto medico romano, il dottor Vieri, che io conoscevo molto bene e che faceva delle cure del tumore a base di una soluzione. Melatonina? Una soluzione di colchicina, che era un estratto del colchico. E lui cosa aveva fatto? Aveva fatto una soluzione diluita di colchicina che dava in gocce per bocca ai pazienti che andavano lì ogni giorno e gli davano una decina di gocce, non di più. Questi li teneva perfettamente sotto controllo. Ora, tutte queste cose a un certo punto vennero a conoscenza a causa del pubblico romano, a causa di un articolo pubblicato da una giornalista su Paese Sera, e il giorno dopo quel medico che aveva lo studio in Piazza Alessandria fu tormentato da migliaia di persone. Ora, chi conosce Roma sa dov'è Piazza Alessandria e sa che Piazza Alessandria, dove ci siamo andati tantissime volte, è il punto di arrivo di Via Alessandria. Bene, ricordo che quando andavo a trovare quel medico, tutta Via Alessandria era piena di persone che facevano la fila per poter andare a parlare con quel medico. Questo suscitò ovviamente delle mostranze e soprattutto non piaceva l'industria farmaceutica. Per cui ovviamente il Vieri, che poi fu riabilitato, perché il Vieri utilizzava un prodotto riconosciuto dalla farmacopea internazionale, che era la colchicina, il derivato del colchico. Tra l'altro la mia azienda, che era una grande multinazionale già all'epoca, un'azienda di ricerca svizzera, La più grande. La più grande multinazionale, esatto, farmaceutica. All'epoca era la più grande anche come ricerca. Aveva un prodotto che si chiamava Colchemid, a base di colchicina, che ha tenuto per moltissimo tempo. Adesso non è più commerciabile, nel senso che non conviene, anche perché i prezzi sono bassi, l'ha tolto dalla circolazione. Ma io mi ricordo benissimo che la colchicina era molto utilizzata e prescritta dagli oncologi. Ora, siccome questo fatto dava un grande fastidio, ma soprattutto dava fastidio all'industria e giustamente anche alla Baldacci, il Mariotti tranquillamente fece allontanare dall'ordine dei medici di Roma il Vieri, il quale, essendo un mio amico, io all'epoca collaboravo
con la rivista La coscienza del medico, mi diede tutta una documentazione che io ho ancora. Non so dove, ma ce l'ho ancora. Sì, con tutti i libri che c'ho, ma che ce l'ho ancora, insomma. Quindi è inoppugnabile tutto questo discorso. Ma a me serve semplicemente per dire come stanno le cose. Qual è il comportamento di questi politici? Anzi, ti dirò di più. Il Mariotti, preso dalla disperazione, perché aveva un figlio con un tumore al cervello, chiese anche a Vieri di iniziare una terapia, che era una terapia semplicissima, perché bastava mettere 10 gocce in bocca tutti i giorni, ci vuole niente a farlo. E in quel contesto, mentre Vieri si disponeva a curare il figlio, lui fece allontanare dall'ordine dei medici di Roma il Vieri stesso. Un vero delinquente. Perché gli altri no. Perché tra Mariotti, De Lorenzo, tra Mariotti e gli altri insegnano. E questi del Ministero della Sanità di questi ultimi anni, chi sceglieresti? Nessuno, uguale. È appunto. La Lorenzin è troppo brava, Lorenzin. È troppo brava. Una persona di un'intelligenza inarrivabile. Vado a accendere la luce, perché sennò non leggo bene. Ah, senti, prima che ricominci, ma ricordiamoci che martedì dobbiamo andare dalla Cugnal, ci andiamo o no? Dal? Cugnal, a quell'incontro lì alla Città dell'Altra Economia. No, io non mi posso ancora muovere. Ah. Allora, vai, e così sentiamo quello che ti dicono. Allora. C'è un'altra questione di cui io voglio parlare, adesso mi limiterò semplicemente a far vedere queste cose, ma va bene che si sappia. C'era un personaggio che per un certo periodo aveva anche collaborato con la nostra rivista La coscienza del cittadino, che era Alberto Bertuzzi. Alberto Bertuzzi era l'ombudsman italiano, cioè il difensore civico, era uno che aveva i mezzi perché era uno industriale. Ma per le banche o per il settore farmaceutico? No, per tutti i settori. Interveniva pesantemente dove vedeva che c'era veramente un abuso molto forte. Denunciava, faceva, scriveva dei libri. Quello che avrebbe dovuto fare il difensore civico della Regione Lazio, che ha detto che lui non poteva denunciare. Ah, certo. Una bella differenza, certo, esattamente. Allora, Bertuzzi ebbe una questione anche con De Mita, non so se riesci a leggerlo. Bertuzzi e De Mita, sei incompetente e vile. Ora, Bertuzzi oltretutto si era laureato in... perché era quando lo conobbi io, aveva già una certa età, aveva già avuto successo, un grosso successo come industriale, non ricordo più quale attività svolgesse, e si era laureato in ecologia all'Università di Perugia, era l'unica università nel mondo in cui ci fosse una facoltà di ecologia. Sì, me lo ricordo. Negli anni 30, negli anni sì, 30. Sì, mi ricordo, sì. Allora, leggiamo un piccolo trafiletto qui. Chi è Alberto Bertuzzi? Da anni è sorto in Italia un ufficio studi problemi civici
creato dalla S.A. Bertuzzi di Brugherio, Milano, un'impresa meccanica operante soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Il suo titolare, Alberto Bertuzzi, è ormai noto come il primo ombudsman, ovvero difensore civico italiano. Assieme alla tutela ambientale ed ecologica, l'ufficio studi ha svolto anche una vivace azione sui problemi di costume e di comportamento delle autorità, denunciando numerosi casi di arroganza, abusi e disonestà del potere. Particolare attenzione Bertuzzi ha prestato, tra l'altro, alla realizzazione del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro. Quello che poi hanno smantellato negli anni successivi, dicendo che c'erano infiltrazioni mafiose, che non era vero niente. Divenuto oggetto del suo vivace scontro con il ministro Ciriaco De Mita. In questa attività Bertuzzi si è avvalso di quel segreto potere del cittadino che rappresenta la risposta, la riposta, arma che dovrà consentire a noi tutti di crescere e costruire insieme un'autentica democrazia. Come per Bertuzzi l'hanno figurato in tutti i modi. C'è un altro trafiletto che voglio leggere, il volto umano del socialismo. Sandro Pertini, l'ex presidente della Camera, che non era a conoscenza dei super stipendi percepiti dai dipendenti della sua amministrazione. Ma guarda caso. Te lo ricordi tu, no? No. Io ci scrissi un articolo molto pesante. Ti immagini Pertini come presidente della Camera? È quello che firma tutti i moduli di pagamento singoli. E certo, visione i bilanci della Camera, come no, lo so. I super stipendi percepiti dai dipendenti della sua amministrazione ha in affitto dall'ente comunale di assistenza ad un canone, per così dire, stracciato, un sontuoso appartamento attico di 11 stanze in piazza Fontana di Trevi. Mi segui? Sì, vai. Manco fosse un cardinale. Chissà se il caro Sandro anche in questa occasione scriverà al caro Ugo una lettera di precisazioni dettate dall'insonnia, perché lui diceva: sono rimasto quando ho saputo di questi stipendi, non ho neppure dormito, capito? Mi è venuta da piangere, ma pensa all'ipocrisia a un delinquente come lui, di questa gentaglia, a uno che ammazza le persone e dà gli ordini, ammazzala anche se è innocente. Che era l'attrice, come si chiama? Conosciamo bene. L'attrice, quella famosa, sì, di Milano. Certo. Capito? Luisa Ferida. Luisa Ferida, la romagnola Luisa Ferida. Bravo. Il suo uomo Osvaldo Valenti. Che si sapeva che erano innocenti e non c'entravano un cazzo. Esattamente. Di che poi? Di che cosa dovevano essere colpevoli? Erano attori ed erano tutti e due legati al fascismo. In tal caso sarà interessante vedere quel che risponderà la Malfa, tanto preoccupato dall'indebitamento della pubblica amministrazione e così proclive a dar nuove mazziate fiscali ai contribuenti. Buon la Malfa, ex vertice della banca commerciale, perché se non era vertice della banca commerciale non sarebbe diventato vertice del Partito Repubblicano. Non ci sembra infatti che nella circostanza il deputato Pertini offra un buon esempio al paese. Mentre migliaia di cittadini sono costretti a pagare affitti esorbitanti, le case a poco prezzo sono occupate dai padrini. Ricordiamo lo scandalo degli appartamenti, quello in cui era coinvolto anche Massimo D'Alema,
che in pieno centro a Roma, 400 metri quadri, pagava 200.000 lire. Esattamente. Occupate dai padrini dei super stipendi che di soldi ne hanno a bizzeffe. E con questo abbiamo dato una piccola prova di che cos'era OP. Vado a vedere che mi pare di avere scritto anche un'altra cosa. E questo è molto importante. Qui si parla sempre di leone, abbiamo parlato prima di leone, abbiamo dato delle informazioni su leone relativamente a quello che è stato scritto qui, perché pare che ce l'avesse. Però, obiettivamente leone faceva ridere, insomma. Il tipo che proviene dallo stesso paese di Maio, di Gino Di Maio, che ha in Leone un grande esempio di cultura. Beh, sicuramente Leone era un livello molto superiore rispetto a Di Maio. Come avvocato. Certo. Noi sapevamo com'era la questione, ma comunque è interessante questa curiosità. Presto vedremo Leone alla pretura di Melfi. Poco dopo il secondo governo balneare, che i governi balneari venivano sempre gestiti da Leone. Poco dopo il secondo governo balneare, all'avvocato Giovanni Leone capitò di difendere un cliente davanti alla corte d'assise di Melfi. Quindi vedi, queste sono tutte notiziole che lui riceveva, perché gli telefonavano subito, no? Ti immagini, c'aveva la possibilità che pubblicava subito. Un piccolo centro del Potentino che all'epoca si raggiungeva con grande difficoltà, anche se provvisti di comoda automobile. Per una combinazione del destino, al tribunale di Melfi, nello stesso giorno di Leone, aveva udienza anche il professor Sotgiu. Chi era Sotgiu? Non me lo ricordo. Sotgiu. Sì, Sotgiu. Però non mi ricordo chi era. Il nome lo conosco. Lo ricordo. Ma lui no. Quello del caso Montesi. Ancora vagamente. Vabbè, lo leggeremo qui, la storia del caso Montesi lo leggeremo qui, e i nostri amici avranno la possibilità di avere ulteriori informazioni anche su Montesi. Me lo ricordo, il nome Montesi me lo ricordo benissimo, ma Sotgiu, il fatto non mi viene in mente. Sotgiu era un avvocato del Partito Comunista che si era impegnato a fondo per accusare i probabili complici della morte di quella povera ragazza, Vilma Montesi. Ancora non mi viene. Che sicuramente era morta in uno di quei festini. Ah, sì, quella a Torvaianica. Bravissimo. Adesso mi è venuto in mente, sì. Alla tenuta presidenziale di Torvaianica, dove c'erano appunto dei festini che coinvolgevano... C'era anche il figlio di De Lorenzo. No, no. E chi era? Era il figlio di... Piccioni. Piccioni, Piero Piccioni. Ecco, il noto musicista, bravissimo Piero Piccioni, musicista, Piero Piccioni. Creatore di musiche da film, Piero Piccioni. Sì, non ricordo ancora. E se tu ricordi la faccia di Piero Piccioni, c'aveva un naso largo così... Era grande sniffatore, però era un grande musicista. Buona parte dei film dell'epoca avevano tutti la colonna sonora di Piero Piccioni. La colonna sonora di Piero Piccioni. Lui creava le musiche, lui suonava il piano, ma creava le musiche, certo. Era un compositore. Sì, certo.
tutti i film di Totò, ad esempio, avevano le musiche di Piero Piccioni. Se non che cosa è successo? Che nell'ambito di questa polemica, che fu una polemica terribile, che coinvolse appunto le forze politiche, e Sotgiu era un grande avvocato del Partito Comunista che attaccava pesantemente questi esponenti della Democrazia Cristiana. Se non che poi a quel certo punto capitò che si seppe che Sotgiu aveva un certo qual vizietto. Guarda un po'. E allora ti dico che casino succede. In ogni caso lo leggeremo ai nostri amici la volta prossima. È un vizietto molto interessante, veramente molto interessante. È lo stesso vizietto del conte Casati. Anche lui era nell'ambito del campo musicale. Sì, insomma. Allora, per una combinazione del destino, al tribunale di Melfi, nello stesso giorno di Leone, aveva udienza anche il professor Sotgiu, che, scrupoloso come sempre, superò mille difficoltà pur di rispettare al minuto l'appuntamento. Per sentirsi rispondere dal presidente della corte, caduto dalle nuvole, che in quel giorno a Melfi nessun giudice poteva amministrare la giustizia, essendo stato ordinato a tutti di assistere alla arringa del presidente. Però. Se la storia si ripete in peggio, tra breve amministrare la giustizia in Italia, da difficile che è, sarà impossibile del tutto. È quello che è successo. Sicuro, sicurissimo, noi lo sappiamo bene. Se l'ex presidente del Consiglio Leone Giovanni pretendeva che tutti i magistrati di Melfi assistessero alla sua arringa, convocherà tutti i PG d'Italia al suo seguito quando tornerà ad esercitare la professione da ex presidente della Repubblica. Ancora non sapeva che cosa sarebbe successo a breve. Comunque, questo è quanto. Lui e la di lui moglie, qui si parla della di lui moglie, dei di lui figli, beh, molto interessante. I figli erano dei briccancioni, dei zuzzurulloni. Io ho conosciuto Mauro Leone, uno dei Il Paolo quattro. era il meno. Non No, era. ma era un bravo ragazzo. Non era. Non era quello Ci sono andato a cena 3 o 4 volte, storto. quando ero esponente del Partito Repubblicano. E quindi abbiamo fatto delle. A Formello, lui abitava a Formello ed era una delle persone più in vista di Formello, ovviamente, con il padre. E era un personaggio da considerare quando si facevano le campagne elettorali e quindi andavamo a cena insieme per chiarire i problemi, le problematiche locali, ecco, insomma, ecco. Loro stavano alle rughe del leone. Sì, come Le rughe del leone. no. Cioè è un Va bene. castello, un lotto, tutto un quadrilatero, un triangolo praticamente, di circa 4 ettari, dove c'erano varie ville e lui aveva tutto un muro, e c'è ancora, un muro alto 4 o 5 metri che circonda tutta la proprietà. E c'è una stazione dei carabinieri con 24 carabinieri, 8 per turno, a guardia della sua villa. Ancora adesso, a distanza Pensa un po' di che roba, 40 anni. pensa che roba. Va Sì. bene. Allora, queste sono funzioni tipicamente borboniche, che ovviamente magari sono ancora nella mente di Gigino Di Maio, perché Gigino Di Maio presumibilmente sogna di avere queste cose, no? Io direi di chiudere e rinviare il tutto agli amici. A domani. A domani, che continuiamo la lettura di queste belle storielle di OP e
e poi qualcuno si stupiva che l'avessero ammazzata questa. È chiaro che dava fastidio a molti, se non a tutti. E quindi non, se non c'hai una base d'appoggio, almeno un terzo del potere, dei vari poteri che controllano il territorio, tu sei un uomo morto, c'è poco da fare. Hanno fatto il nome della banda della Magliana, sì, per arrivare a Andreotti. E certo. Non c'era assolutamente nessuna ragione, ti immagini Andreotti che ha paura di Pecorelli, semmai qualcos'altro minore, molto minore, che... Comunque, Andreotti fu interrogato dai magistrati proprio sulla vicenda della morte di Pecorelli, non ci scordiamo mai. E lui è stato, in quel processo lì, è stato anche lì, non assolto, ma prescritto per decorrenza di termini. Quindi non è che anche lì abbia fatto una bella figura. Sì, ma io potrei, certo, ma io potrei sicuramente escludere questo aspetto, perché è un aspetto che non... Lì c'erano ben altre cose, c'era di mezzo la P2, perché appunto, come ho letto prima, Pecorelli risultava iscritto alla P2, quindi iscritto alla P2 vuol dire avere informazioni dirette dai servizi segreti, perché certo, i capi dei servizi segreti erano tutti iscritti alla P2, quindi cazzo. Certo. Va bene. Allora, rimandiamo i nostri cari amici alla prossima puntata, che presumibilmente manderemo online domani o dopodomani. Andiamo avanti. Sì, domani no, però, perché sono impegnato, vado fuori. Ma dopodomani, se non c'hai impegni, possiamo farlo. Bene, d'accordo. Ok, ciao. Okay. Chiudi. Buonanotte. Ciao.